Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente faccio un video che mi è stato tanto richiesto da quando ho annunciato l'intenzione di volerlo fare. È un video sull'agenda, però oggi costruiremo insieme un'agenda partendo da un raccoglitore simil doki doki agenda. La prima cosa che ci servirà sarà un raccoglitore. Io uso questo che è più piccolo, questo è l'interno, è rosso. Poi, della carta adesiva io ho scelto questa, glitterata, è super bellissima. Però adesso vi proporrò altri metodi per decorare l'esterno. Poi ci servirà della carta decorata, questa, per esempio ovviamente. Dei pennarelli, altra carta, io per esempio ho preso questa, al Carrefour. Ed altri accessori, diciamo, per l'agenda, quindi memo sticker, graffette, insomma quello che vi piace di più. Quindi dal momento che l'interno di questa agenda è rosso e non mi piace un granché con il fucsia che ho scelto per l'esterno, e io ho scelto il fucsia, prima vado a ritagliare questo così, e adesso con una matita vado a segnare le mie estremità dove devo tagliare, ok. E adesso vado a ritagliare. Ho lasciato un po' di spazio qui sopra, così se viene troppo corto non è il problema, che poi non mi basta il foglio. Ed adesso con la colla stick, sperando che tenga, vado ad attaccare il cartoncino qui sopra. Lo sistemo da qua e come vedete è rimasto un po' di spazio. Così. E adesso è arrivato il momento di fare l'esterno. Prima lo ritaglio ovviamente. Tiro qui, tiro questa, mentre tiro appunto l'attacco. Okay. E faccio la stessa cosa dall'altra parte. E copro anche questa parte qui. Per questa parte qui è rimasta scoperta, ho deciso di fare così, che secondo me è più carino. Ho tagliato delle piccole striscette e le vado subito ad attaccare, così. Non lo so, mi sembrava più carino fare in questo modo. Ecco qui. Allora, un altro modo per decorare l'esterno dell'agenda potrebbe essere quello di avvolgerla con tutti i nastrini decorati. Però appunto io ho scelto questo metodo perché ho trovato questa carta adesiva, veramente, cioè, lo vedete anche voi, forse dal video non rende, ma è super sbilucciosa. Passiamo all'interno, qui si è un po' staccato, ok, questo è l'interno. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare innanzitutto è scegliere i vostri refill, ovvero le vostre paginette. Potete sia stamparle da internet come queste, per esempio queste sono proprio della Doki e sono semplicissime, oppure potete farle da voi utilizzando, indovinate che cosa? Dei semplicissimi fogli di carta. Sì, dal momento che questa è una 4 e questa è metà di una 4, vi basterà tagliare in due il foglio. Vediamo se riesco. Sì. E poi potete aiutarvi con il taglierino facendo così. Io ho tutto il piano glitteroso. Vi consiglio di utilizzare il taglierino perché è molto più preciso. Con questo, che sarebbe una faratrice, mi segno i punti degli anelli, diciamo così, quindi questo così, voilà. Ora, io questa faratrice l'ho comprata in un negozietto dei cinesi e costa veramente pochissimo, tipo 2 euro, e ve la consiglio perché è molto pratica, perché poi la carta la mette tutta qui e poi voi la svuotate. Comunque, e adesso ho i miei refill per la mia agenda. È così. Poi, per quanto riguarda invece le dashboard, vi consiglio di utilizzare la carta plastificata. Io ho già fatto un tutorial sul mio canale e comunque vi lascio la scheda qui, perché appunto ho già fatto questi tipi di card che sono appunto plastificate, come vedete sono lucide, mi manca solo ritagliarle e metterle dove più mi piace. Ovviamente ne ho fatta una rosa perché secondo me ci sta benissimo appunto con
con il colore dell'agenda che ho scelto. Quindi vi lascio direttamente il tutorial, così per chi non l'ha visto appunto lo va a vedere, per chi l'ha visto non si subisce nuovamente me che stiro la carta, perché si fa col ferro da stiro. Ecco qui, come vedete è super resistente perché questo è un cartoncino praticamente molto molto spesso. Ho fatto anche questa piccola dashboard dove voglio mettere gli sticker, e invece in questa magari appunto lo metto verso la fine. Adesso voglio che sia il mio porta sticker. Ecco, però, ecco, così. Sì, potrei per esempio attaccare questo, quindi con un po' di colla, oppure direttamente con un deco tape che ovviamente ci stia, quindi sì, è molto carino. E faccio la stessa cosa qui sotto. Siccome è un'agenda che io comunque userò per l'università, non so se l'avevo detto, volevo anche attaccare questi con un po' di colla, anche se la vedo veramente molto dura che la colla tenga, forse era meglio usare la colla a caldo. Attacco anche questi. Con questa che mi è avanzata volevo fare, adesso passiamo alla decorazione dei refill, volevo fare per esempio una sorta di tasca, non lo so, volevo fare una sorta di tasca qui. Però dal momento che questa cosa è appunto uno sticker, intanto cerco di tagliarla a metà e poi cerco di ritagliare questa parte così, così, non dovete per forza essere precisi, così sarà attaccata solamente la parte esterna. Vediamo, sì, praticamente è diventata una tasca. E per esempio in questa tasca carinissima potrei mettere una graffetta, oppure potrei anche mettere questi deco tape che sono carinissimi perché sono piccolissimi e facilissimi da portare dietro perché appunto sono piccoli. E potrei fare la stessa cosa, quindi la stessa tasca qui però in fondo, ritaglio solamente, ecco così, questa è la parte adesiva dove ho tolto la carta, e l'attacco qui in fondo. E per esempio qui potete mettere anche qualche sticker, faccio vedere questi qui con questa bimba. Potete tenere in queste taschine veramente quello che vi piace di più, potete anche mettere qualche timbro con un piccolo tampone. Quindi dal momento che è un'agenda che voglio tenere per lo studio, diciamo così, vorrei scrivere study, qualcosa o studio. È un po' storta? No, non è vero, un pochino. Però veramente registrare questi tipi di video con la fotocamera è veramente impossibile. Più storto di così non potevo, guardate. Bellissimo. Va bene. E poi per esempio potrei mettere questi, che sono dei ghirigori, così è più carino. Per quanto riguarda i refill settimanali, io li imposterei per esempio come la Doki, ovvero con delle linee e poi con il nome, con il giorno appunto. Oppure potrei utilizzare questi, oppure potete stampare a casa dei semplici numeri. Dal momento che io la userò come agenda, evito di mettere i numeri perché francamente non mi interessa. E qui per esempio vado a stampare qualcosa. Volevo stampare e utilizzare questo tampone, che è un tampone della stamperia. Volevo per esempio scrivere agenda o qualcosa del genere. Ok, coprirei questo pasticcio scrivendo agenda, studio. Che carino, questo è troppo carino. Colorarlo con i colori acquarellabili. Coloro solo i bordi. E adesso con lo sfumino vado a sfumare. Ok, molto carina, mi piace veramente moltissimo. Mentre con il tempo la colorerò. Comunque l'idea di come volevo strutturare la mia agenda, sì, volevo farlo un po' stortino di proposito questa volta però, e mettere Molang, una cosa del genere. Sì. E qui, quindi questa parte la userò per scrivere per esempio gli esami, i risultati. Fatemi sapere se la realizzate con l'hashtag su Instagram o su Facebook DIY con Nancy. Per quanto riguarda l'esterno ho deciso di mettere questo. Faccio vedere nuovamente l'interno, qui c'è la taschetta, qui appunto
la dashboard, qui agenda studio di Nancy con tutte le cose, qui gli esami, questa parte la decorerò perché così non mi piace, e qui la parte degli sticker. Comunque io spero che questo modo, mio modo di strutturare l'agenda vi sia piaciuto, perché alla fine appunto è una simile Doki Book. E niente, vi mando tanti baci, al prossimo video, ciao!